Ma in effetti la tendenza oggi dominante del tecnocapitalismo, usiamo questa categoria, è quella di distruggere i popoli, le identità culturali, le comunità, per imporre una specie di aggregato amorfo di individui sradicati. L'epoca dello sradicamento la chiamava Heidegger, e già Marx aveva previsto lucidamente, credo, questa dinamica, quando diceva che la Beweglichkeit, la mobilità, diventa l'essenza del capitale e dell'uomo lavoratore, sradicato, costretto a, vediamo oggi per un verso, questi fenomeni di migrazione di massa e per un altro verso il fatto che anche gli autoctoni, quelli che dovrebbero essere radicati, sempre più sono messi in mobilità. Una volontà di moltitudine, dicevamo prima, Sì, è una volontà una di volontà di migrare. nuova aristocrazia, in fin dei Ma conti. che non sia Parlavamo prima, l'aristocrazia finanziaria oggi finanziaria. dominante, Certo, la che è il prospettiva è nemico quella, la principale. prospettiva di un'aristocrazia Culturale. culturale, questa Con volta coscienza finanziaria, infelice. che in qualche modo riproduce. Si ripropone sul piano planetario la lotta Certo, proletariato. tant'è che Marx nel Capitale, lo È la dicevo fine del prima a terzo stato, in fin dei Ivan, conti, non solo il parla proletariato. nel terzo libro del Capitale Marx del costituirsi di un'aristocrazia finanziaria, la chiama lui, finanza aristocrazia, L'hai visto molto. fatta e composta da parassiti, dice lui, che dissolvono il vecchio capitale industriale, vivono di rendita sfruttando il lavoro altrui. Quindi Certo. preconizza E Saint-Simon, essenzialmente. quello Saint-Simon Invece parlava Nietzsche fa di. di cosa dei signori della terra, che non sono parassiti, ma sono potenti e che riescono Beh, quelli che ci governano oggi a livello mondiale mi sembra Non sono, siano più i parassiti Ah, di beh, tipo marxiano sì. che non E il signore. soprattutto Saint-Simon che parla di parassiti, in termini di burocrazia unita alla politica, è quello che sta avvenendo. La politica si sta alleando con l'alta burocrazia per identificare proletariato a vecchia borghesia.